C'è un review, ragazzi, pazzesco. Perché un giocatore di Ludogorets avrebbe praticamente pestato la faccia di Zaleski. E qua è rosso diretto. Ma allora, parliamo del Roma Ludogorets. Qua è rosso, ma qua è squalifica. Squalifica per alcune giornate, ovviamente. L'arbitro caccia dal suo culetto il bel rosso, giustamente. Giustamente, perché questo è scandaloso. Questo è una delle peggiori cose che io abbia mai visto nella storia del calcio e non sto assolutamente scherzando. Questo è una delle cose più raccapriccianti e schifose che io abbia mai visto. Strattona Zaleski e gli tira un calcio, cioè neanche un calcio, calpesta la gola di Zalewski. Non è cosa più che abbia mai visto. E quante volte ho detto, non mi interessa. Ciao ragazzi, bentornati in questo nuovissimo video con un intro molto unexpected. Parliamo di questa Roma incredibile. 7 minuti e recupero, mamma mia, vabbè, sempre per farmi fare i video di 8 minuti. Sì, finalmente dopo decenni mi vedete a maniche corte, ovviamente in pantaloncini, però a maniche corte, a maniche lunghe. Comunque, 3-1 Roma contro il Ludogorets. Allora, dai, devo essere 100% onesto. I rigori, partiamo da quello. I rigori c'erano. I rigori già c'erano, ci stavano. Il secondo un po' più dubbio è perché. Secondo me Zaniolo accentua tanto, il contatto c'è per carità, ma Zaniolo accentua tanto, quindi è uno di quei rigori che se non dai fai un bel po' di scalpore, se lo dai fai anche a sua volta scalpore per un po' di meno. Però ragazzi devo essere 100% onesto, mi dispiace romanisti, non venitemi a insultare, ma è una ladrata pazzesca il gol annullato a Ludogorets, perché è una ladrata pazzesca. Per quanto riguarda il giocatore del Ludogorets, accarezza la faccia di Bagnez, che qua è una simulazione grave. È una simulazione veramente molto grave. Per quanto riguarda, sì, ci può stare il fallo, per carità, ve l'ho detto, però annullare un gol. Scusate un secondo, lo sbaglio. Annullare un gol per un praticamente uno schiaffetto. Uno schiaffetto mi pare veramente eccessivo. Poi Roma che trova i due gol con Pellegrini e qua Abraham lanciato, Pat la prende. La Roma, ragazzi, guardate che anche abbia fatto chissà quale partita. Zaniolo MVP perché assolutamente a mani basse, perché si procura i due rigori e segna il 3-1, arrivato poco fa. Zaniolo! No, non so perché, ragazzi, sto telecronista di Sky mi gasa sempre un sacco. Comunque, 92-14. La Roma è che abbia fatto chissà quale partita. Oggettivamente, Ludogorets meritava di più. Poi, per carità, non si può ancora sapere. 4 minuti, no, non è un attimo. 4 minuti sono 4 minuti. Quindi, che so, magari ci sta un ribaltone in cui Ludogorets ribalta la situazione. Che non è impossibile. Ludogorets comunque si conferma essere veramente una buona squadra. In campo europeo è una buona squadra, assolutamente sì. Perché, come posso esprimere? Cioè, sono un avversario molto tosto che anche quando sono in casa, e la casa allora, riniziamo. Anche quando non sono in casa, raga, la fa della differenza. Sia essere in casa, fa veramente tanta differenza essere in casa, perché là è uno stato, come la Bulgaria, sempre uno stato caldino, ma in generale uno stato tutto per te, perché sei l'unica squadra europea, quindi praticamente non hai i cosiddetti hater. Con sbadiglie, ragazzi, tossi in omaggio. Comunque, e quindi è tutto lo stato. Infatti all'andata avevamo vinto 2-0, se non sbaglio. E ovviamente aveva vinto il Ludogorets. Questo game, ragazzi, guardate che la Roma se lo sta sudando. Per me non se lo merita. Cioè, il secondo tempo è stato decisamente migliore di un altro livello rispetto al primo. Però comunque
La Roma non è che abbia fatto molto, eh. Nel primo tempo zero, nel primo tempo assolutamente meritato il vantaggio del Ludogorets, che con il giocatore del Ludogorets che ha tirato una mina. Ma comunque parliamo anche del secondo tempo, che è stato quello più emozionante. Sono un po' accesi i ritmi, la Roma ha iniziato un po' a giocare, i cambi che hanno funzionato, quello di togliere Belotti e mettere il Shaarawy, poi c'era stato anche quello di... No, Volpato c'era già dall'inizio. No, Volpato mi sa che è entrato al posto di Cristante. Ma comunque... Cambi 100%, 100% azzeccati, perché Belotti, ragazzi, cioè, El Shaarawy non è che abbia fatto molto per quanto riguarda, ma, come posso dire, ha fatto meglio i Belotti perché non ha creato problemi, e quello è un po' il problema, e scusate il gioco di parole. La cosa peggiore è che è stato che El Shaarawy non è che abbia fatto, non ha fatto niente. Scusate, ho avuto intermezzo. Non ha fatto niente El Shaarawy. Però non ha peggiorato il game. È quello che stava facendo Belotti, perché sta assolutamente peggiorando la partita. La Roma che sta comunque sperimentando, perché questa Roma, che vi piace o no, poi secondo me la Roma non vince mai. Non so perché ho questo, tra virgolette, stereotipo che la Roma non vinca mai una partita. Comunque, la Roma sta un po' sperimentando, c'è da dirlo, sta un bel po' sperimentando. Un Belotti punta, doppia punta insieme a Abraham, che comunque Abraham ha fatto un inizio pessimo, sta continuando la sua striscia pessima. Io onestamente i due rigori, almeno il secondo, avrei fatto battere a Tammy per dargli più di fiducia. Intanto qua un possibile rigore, sicuramente Lugolorez è una presunta spintarella, però si rialzano perché sanno che non hanno niente a perdere. Anche se probabilmente hanno perso la partita 1:30 alla fine. Alla fine la Roma, e scusate ancora una volta il gioco di parole, che passa come seconda, molto sudata, vinta entrambe contro l'Helsinki, pareggiata se non erro una con Real Betis, vinta questa e persa una con Real Betis e contro il Ludogorets per un totale di 10 punti. Male quest'anno la Roma, cioè, ai gironi, ragazzi, a prescindere, la Roma fa sempre sboccare. Anche l'anno scorso abbiamo fatto schifo, me lo ricordo, alla fine, così molto in modo pazzesco, pazzurdo, erano riusciti a prendersi la testa del girone. Quest'anno non ce l'hanno fatta perché c'è anche un altro avversario di un grande livello come il Real Betis. Alla fine ne avremo due, cioè, tre italiane in Champions League, due in Europa League e due in conference. Tutte e sette ancora in gioco. Pazzesco, ragazzi. Incredibile. Quanti è decimi era che non succedeva che tutte e 6/7 italiane che sono qualificate alle competizioni europee sono riuscite a superare i gironi andando magari nella seconda competizione? Comunque qua si è conclusa la partita. Mourinho che va a dare il... Che fa, ragazzi, a dare il 5, a stringere la mano al coach Ludogorets. Io vi aspetto domani perché parleremo di tutta Champions Europa League. Tantissima così qui parlarvi. Ciao, ragà. Buono.